Quando cala la notte nel centro storico di Muccia, resta solo una luce accesa tra le messe in sicurezza e i crolli del terremoto del 2016, le vie ancora interdette sulle belle facciate dei palazzi silenti e in attesa. L'unica luce accesa è quella dell'abitazione di Domenico Pietrella, pensionato, unico residente del cuore di Muccia. Quando è tornato? Dopo 3 mesi da sisma. Quasi subito? Sì, quando è passata la commissione. Ha fatto agibile, sono rientrato. Lei vive in mezzo a delle transenne praticamente? Sì, vieni qui perché là è tutto, non si può passare. Bene o male mi sono abituato, non c'è problemi. Non è, all'inizio un po' dura, però dopo passare un po' di tempo. Poi io dentro casa ci sono poco, ho sempre in giro, prima c'era tutto qui, no? C'erano gli abitanti, c'era il bar, c'era tutto, tabaccherie, tutto, tabaccheria, adesso non c'è più niente. Lei questa casa l'aveva rimessa a posto? Su, con quell'altro sisma del 97, mentre c'era il sisma già avevo cominciato, avevo i progetti pronti, tutto, e poi l'ho messo a posto. Sì. Ha resistito bene? Sì, adesso sì. Che effetto fa stare qui da solo in attesa che poi questo centro venga restituito anche agli altri? Non lo so, ma non è per adesso. Penso che io non lo ricordo. Passano gli anni, è un altro per i giovani, perché se passa molto tempo i giovani se ne vanno. Rimaniamo noi dopo andiamo via e è finita la questione. Sindaco di Muccia, questa è la chiesa di San Biagio, lei tutte le sere fa un giro qui? Faccio un giro anche per vedere un po' quello che è cambiato da un giorno all'altro, no? Anche per vedere se c'è stato qualche tentativo qui di furto, perciò faccio un giro per vedere un po' quello che è la situazione. Poi faccio un giro anche per rendermi conto ogni giorno come siamo messi. E questa è la chiesa di San Biagio, l'altro giorno era il 3, era San Biagio, però non si è potuta dire la messa qui, ma si è stato fatto nella chiesa nuova, la chiesa nuova che si chiama anche quella San Biagio. Però qui bisogna chiaramente che si sta perdendo anche le tradizioni, no? Cosa pensa quando viene qui in zona rossa? E che penso? Penso che io spero di rivedere il prima possibile, vedere le luci di qualche casa accesa. Non sarà per adesso, però spero che a breve qualche cosa riprenderà. Perché se... C'è una sola adesso, quella di Domenico. Quella c'è rimasta sempre dal terremoto. Però qui siamo nel centro storico, chiaramente andrà un pochetto più a lungo. Però fuori penso che si possa piano piano riprendere e vedere veramente qualche luce su qualche casa. Perché quando uno vede la luce su qualche casa già significa che è un segnale di ripresa, è un segnale di vita, che la vita è ripresa e si va avanti. Qual è la situazione qui a livello di progetti? Allora, noi sabato prossimo facciamo una riunione con i progettisti delle zone perimetrate, perciò è l'inizio di questa nuova progettazione per uno strumento urbanistico per la perimetrazione. Poi mi hanno assicurato che fra 7-8 mesi, se riusciamo a portare a termine tutto, poi dopo da lì ricomincerà i progetti, che sarà la base quella lì per fare i progetti. Però io vedo anche, faccio anche un appello ai progettisti, che cioè, dove sono fuori dalle perimetrazioni, fuori che si può già fare i progetti, che li presentassero, perché almeno ci abbiamo. Ci vuole tempo, ci vuole un anno, 2 mesi, 3 mesi, però se uno i progetti non li presenta, chiaramente non verranno approvati, perché se non c'è materiale per lavorare. C'è questa novità dell'ordinanza del CAS, il contributo di autonoma sistemazione, che di fatto non viene più riconosciuto a chi è andato ad abitare fuori regione, ma qui siamo in zone di confine. Ci sta qualcuno che si è spostato fuori regione, qui siamo vicino a Foligno, la gente, qualcuno è nato in Umbria, chiaramente da qui come andiamo a Tolentino, andiamo a Foligno, noi grosso modo siamo quasi alla stessa distanza, perciò non possiamo penalizzare queste persone che si sono spostate e hanno trovato
una sistemazione provvisoria, perché è sempre provvisoria, in attesa di ritornare qui. Adesso vengono penalizzati, non gli viene più riconosciuto il CAS. Poi abbiamo anche un'altra serie di persone, quelli che sono anziani, che non sono nati sulla casa di riposo, hanno scelto di andare con i figli, stanno insieme ai figli, magari sono nati a Roma o da altre parti, adesso vengono penalizzati, non gli riconosciamo più la tua sistemazione. Questo secondo me bisognerà rivederlo, secondo me non è giusto, perché in effetti sta gente ha subito dei danni. A una certa età, molti sono nati fuori, quelli che sono nati con i figli, perché da soli non tornavano qui, no? Anche sulla casetta chiaramente sarebbe stato, no? Avrebbe bisogno di assistenza o di altro, hanno preferito andare con i figli o con i familiari, perciò adesso li penalizziamo pure, penso che non sia una cosa giusta. Cos'è che l'ha delusa di più in questi anni? Ma non è questione delusa, cioè quello che io sono amareggiato più che deluso, perché noi parliamo, ma non, la macchina non è che cambia molto, no? Cioè è sempre quella. Io quello che non riesco a capire è sulle gare d'appalto, cioè non si può perdere 2 anni per fare una gara, anche per una casa, per rimettere a posto una casa che è di proprietà del comune. Cioè non è possibile, cioè cerchiamo di accedere ai tempi, perché contro i controlli vengano tutto quello che ci vuole per evitare che la gente se ne approfitti, però bisogna dare una certa velocità e una certa ripresa, perché come ripeto, per fare una gara ci vogliono 2 anni, è assurdo. Quante persone ha perso lei? Ha fatto una stima dopo il sisma? Una stima l'abbiamo fatta, l'abbiamo persa una trentina, speriamo di mantenere su questa linea, tutto sommato non è che siamo, però dobbiamo accelerare, perché se noi ancora andiamo avanti con questo passo ne perderemo molte altre.